I riflettori si accendono sul talento e la bravura di giovani calabresi che incarnano forte il senso della sfida e per questo riescono ad arrivare lontano. Francesco e Vincenzo De Stefano, l'immagine della Calabria creativa che fa parlare bene di sé. I giovani musicisti reggini diventati famosi per l'esibizione pianistica che li ha visti approdare al talent show Italia's Got Talent, il fortunato programma televisivo basato sul format inglese Britain's Got Talent. All'incontro svolto nello studio del vicepresidente del Consiglio regionale Alessandro Nicolò è stata ribadita l'importanza di valorizzare esperienze artistiche di alto livello che vedono nel duo De Stefano significativa testimonianza. Reggini di nascita, da appena 22 anni, i gemelli De Stefano si diplomano giovanissimi e con voti eccellenti al Conservatorio di Vibo Valentia, un binomio magnetico che esalta il legame particolare dei fratelli gemelli, traducendosi in un'unica anima musicale e di sensibilità artistica. Si sono esibiti nei più importanti teatri italiani, regolando emozioni forti, e accade sempre così, quando il talento si sposa con lo studio, la fatica e la tenacia. I fratelli De Stefano testimoniano che quando si lavora duro per inseguire le proprie ambizioni e i propri sogni, il successo è sempre dietro l'angolo, basta solo crederci. Siamo di fronte a un vero e proprio dono della natura, visto che questi giovani maestri d'Italia hanno bruciato le tappe tanto da sfidare la loro minore età. Attenti anche alle istituzioni, oggi abbiamo avuto l'occasione di averli in consiglio regionale insieme al vicepresidente per, come dire, ai calabresi rappresentare che c'è una Calabria che porta avanti alto il vessillo della cultura, della musica, una straordinaria realtà, la loro due gemelli pianisti che hanno un palmarès eccezionale, straordinario. Ci auguriamo che non sia che questa di sabato sarà una tappa, ma che possa proseguire in maniera brillante il loro percorso musicale e culturale per dare a questa immagine forte di una Calabria positiva che c'è anche e che sa generare delle realtà straordinarie. Sì, vogliamo quindi dare un messaggio di una Calabria positiva, quindi vogliamo diffondere a livello nazionale il messaggio che la Calabria è ricca quindi di talenti e Di positività. positività. Sì, è un desiderio che abbiamo già da anni. Molti desideri sono stati accolti da noi. Questo è per collegarci alla tradizione viennese. Il concerto di Capodanno è un momento, un evento che tramite la musica classica si può brindare insieme al nuovo anno. L'anno scorso, no, nel 2011 lo fecimo alla Cilea, qui a Trento Cilea, a Reggio Calabria. Crediamo che il Consiglio regionale potesse. Può essere uno spazio adeguato in quanto è a livello regionale, quindi ci auguriamo che possiamo rendere omaggio l'onorevole Giordano e anche il vicepresidente Nicolò che ci hanno sostenuto in questa iniziativa di Canale 5 di Italia Got Talent, proprio tenendo un concerto per il nuovo anno.